Dal 22 giugno si riparte col cinema all'aperto. C'era qualche incertezza nei mesi scorsi se si potesse ripartire. Come mai siete riusciti? Intanto c'erano le incertezze legate al Covid. Poi nel momento in cui hanno dato l'ok, abbiamo cominciato a parlarne con l'amministrazione, con Mediterraneo, alla fine abbiamo trovato l'accordo, complice anche, devo dire, un aiuto governativo che arriverà alle arene proprio per incentivare l'apertura di arene e comunque per dare sostegno alla nostra categoria. Come funzionerà l'accesso? Bisogna prenotare? Quali sono le regole una volta, diciamo, nell'arena? In realtà l'accesso non prevede obblighi di prenotazione, si può anche prenotare attraverso l'Ariston o acquistare il biglietto alla biglietteria dell'Ariston. La capienza è quella dell'arena meno distanziamento, che però tra congiunti non deve essere mantenuto. Si aspetta un attimo di capire anche cosa succederà con queste, con le vaccinazioni, col Green Pass. E che poi magari, come dicono, dal 15 di luglio ci auguriamo tutti si possa togliere questa benedetta mascherina all'aperto. Che film saranno proiettati? C'è qualche nuova uscita? Ci sono dei classici? C'è tutto. Diciamo che non è semplice programmare, non è stato semplice in quanto manca tutto un anno di prodotto, per cui si è cercato di inventare qualsiasi strada. Una su tutte. Di fare delle serate più dedicate, cioè quindi lunedì avremo la versione originale sottotitolata, il martedì avremo per almeno fino al 15 luglio la notte thriller horror, diciamo così, il mercoledì la notte family, la serata family con il film per bambini, il giovedì il film d'essai e così via. Ci sono poi due rassegne all'interno della tra virgolette rassegna che riguarderanno una serie di film di distribuzione indipendenti, ma comunque film che sono andati premiati, sono andati a Sundance piuttosto che ad altri festival, e una anche per provare, per tentare, relativa a dei film di repertorio.